In una ridente soleggiata a Barcellona, anche Xiaomi dà il via al suo Mobile World Congress togliendo i veli sulla nuova famiglia di suoi smartphone. Arriva ufficialmente lo Xiaomi Mi 9, che quest'anno è accompagnato da una versione molto particolare del Mi Mix 3, quella 5G. Lo Xiaomi Mi 9 continua sui passi delle generazioni precedenti, ossia con un design sempre più curato, con prezzi molto più abbordabili rispetto alla concorrenza e con qualche primizia, come il nuovo sistema tripla fotocamera con un sensore principale Sony da 48 megapixel accompagnato da un teleobiettivo e da un obiettivo ultra grandangolare. Una fotocamera eccezionale, quindi, la cui qualità è stata confermata proprio negli ultimi giorni da Dxomark, che ha assegnato al nuovo top di gamma di Xiaomi un punteggio di 107 per quanto riguarda le foto e un punteggio di 99 per quanto riguarda video. Il tutto è stato possibile grazie alla combinazione delle tre fotocamere AI che, oltre alla fotocamera principale da 48 megapixel, integrano una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. È proprio questo sistema che, combinando 4 pixel in uno, con pixel da 1,6 micron, potrà garantire un'ottima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Sotto il cofano troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855 con 6 o 12 GB di memoria RAM, anche se la versione 12 sarà la Explorer Edition vista qualche giorno fa, mentre per quanto riguarda la memoria interna è da 64 o da 256 GB. Il display dello Xiaomi Mi 9 è un AMOLED da 6,39 pollici che integra un sensore per le impronte digitali totalmente invisibile e nascosto sotto lo schermo, che pare riesca a garantire prestazioni maggiori del 25% rispetto alle generazioni precedenti, mentre la cover posteriore è realizzata in vetro completamente curvo che gli permette di avere un effetto oleografico in alcune colorazioni. Novità interessanti anche per quanto riguarda la batteria da 3300 mAh integrata. Il nuovo top di gamma di Xiaomi è il primo smartphone a supportare la ricarica wireless a 20W, quindi estremamente rapida rispetto a quella tradizionale, ed integra anche la ricarica cablata da 27W. Il che permetterà al sistema di ricaricarsi dallo 0% al 70% in 30 minuti oppure dallo 0% al 100% in 60 minuti. Che il Mobile World Congress 2019 sia il Mobile World Congress del 5G è un dato di fatto. Abbiamo visto altre aziende presentare i propri smartphone capaci di connettersi alle nuove reti cellulari ultraveloci, e bene, lo ha fatto anche Xiaomi. In questo evento ha presentato una versione particolare del suo Mi Mix 3, il Mi Mix 3 5G appunto, una versione modificata del suo smartphone che, oltre alla possibilità chiaramente di connettersi alle reti cellulari 5G, integra il nuovo processore Snapdragon 855. Insomma, sempre più aziende iniziano a puntare e presentare dispositivi 5G, quest'anno ne vedremo tantissimi, anche se è chiaro che le infrastrutture di rete non sono ancora pronte, soprattutto nel nostro paese. Manca poco e le cose stanno per cambiare.